takes. Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati a Batti 5, ben ritrovati in questo dolcissimo martedì sera, perché è il giorno dopo la grande vittoria dell'Italservice Pesaro sull'Acqua e Sapone in una serata magica, magnifica, da incorniciare sotto ogni punto di vista, a partire dal risultato, appunto, la vittoria 4-3, ma c'è stato anche un grandissimo pubblico. Rispettate le grandi attese, le grandi aspettative della società, dei giocatori, di tutto l'ambiente pesarese. Insomma, tutto è andato veramente come nel migliore dei sogni, dei desideri di ogni appassionato biancorosso di casa Italservice, a partire dal suo capitano Felipe Toni Dandelle, che abbiamo il piacere di avere con noi questa sera. Buonasera capitano. Buonasera avanti. Ben ritrovato a Felipe, che ieri era squalificato, quindi ha sofferto come un tifoso ieri da fuori, dall'esterno del rettangolo di gioco. Quali sono le emozioni ancora, non dico a caldo, ma tiepide, non a freddo? Mamma mia, io ero... cioè, è molto brutto restare fuori, ero proprio... sudavo più che quelli che giocavano, però è andato tutto bene, meno male. Qual è la cosa che secondo te ha portato la squadra a questa vittoria? Che poi analizzeremo nel dettaglio anche attraverso le immagini e le interviste. Però secondo te qual è l'elemento che è spiccato? La grinta e la voglia, secondo me. Secondo me quello ha fatto la differenza. Loro sono venuti, non dico mosci, però noi eravamo più grintosi, più vogliosi di fare la partita, e così si vince. Più fame da parte della squadra di Fulvio Colini. Ieri l'abbiamo vista veramente determinata dal primo all'ultimo secondo, come già peraltro a mio parere l'avevamo vista contro Napoli, due partite dall'altissimo coefficiente di difficoltà, entrambe vinte, entrambe in casa, dove l'Italservice ha sempre vinto in questa stagione in campionato. Sto buttando là sul terreno un po' di dati, un po' di spunti fra i tantissimi che emergono dopo la bellissima serata di ieri, ma prima di addentrarci ulteriormente andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati dell'ultimo turno della Serie A Planet Win 365, giornata numero 16, quinta di ritorno. La Meta Catania, Brico City, ha battuto 4-1 Real Rieti. Latina e Real Arzignano hanno fatto pari 6-6, Lollo Caffè Napoli tornata subito al successo 7-2 sulla Lazio, clamorosa soprattutto nelle proporzioni l'affermazione della Fel Diaboli sul campo della Came do Son 7-0, davvero particolare questo risultato, 8-2 del Civitella sul Maritime, anche questo risultato spicca, e poi da ultimo il Monday Night con il 4-3 dell'Italservice Pesaro sull'Acqua e Sapone Unigrosse. In classifica quindi la squadra abruzzese mantiene la leadership sempre con 37 punti, ma si fa molto vicina la squadra biancorossa di Italservice Pesaro a meno 3, a 3 punti di distanza, quota 34, secondo posto solitario e intaccabile anche dall'eventuale sentenza di cui siamo ormai in attesa da parecchio tempo, relativa alla partita Meta Catania-Napoli, quindi al Napoli che potrebbe avere dei punti in più. Terza la squadra campana insieme a Rieti, ferme a 30, poi Maritime Augusta quinto posto con 29, Fel Diaboli sale a 26, Meta Catania sale a 23 punti, Civitella 20, Came do Son scavalcata a 19 punti, Lynx Latina 12, chiudono Real Arzignano con 6 e Lazio a 4 punti. Classifica marcatori, guardiamola rapidamente, Burruto resta fermo a 23, Iosico 18, Kaká 15, Coco Wellington e De Matos insieme a Cimanghigno e Lima 14 centri, Musumeci e Cesaroni 12 gol, Amoroso, Vieira, Fornari 11 gol, ed è un peccato non vedere quota 10 dove è arrivato Marsiligno con la sua tripletta. Dunque, tra poco andremo a vedere ovviamente gli highlights, hai parlato di grande grinta, grande fame, grande pubblico, apriamo anche questo argomento che, a cui teniamo tutti, a partire dalla società molto. Cornice spettacolare anche al di sopra, Felipe, delle varie finali di Coppa della Divisione, delle finalette dell'anno scorso, record assoluto, quasi 2000 spettatori. Sì, era bellissimo, era pienissimo, io ero in mezzo a tutta quella gente lì e è stata proprio bella, tutti che hanno urlato dall'inizio alla fine, e quello è importante, quello dà una spinta, pure una spinta in più ai giocatori, è troppo bello. Un vero sesto uomo ieri, anche i Pesaro Vikings, i ragazzi, tutti i tifosi biancorossi hanno cantato dall'inizio alla fine, hanno trascinato il pubblico più moderato a sostenere la squadra. Sì, cioè di solito cantano sempre solo i Vikings, no? Però ieri tutti che urlavano e sbattevano le mani, è stato proprio bello, bello, bello. Emozione clamorosa, quindi in campo tutto bene, fuori anche meglio. Andiamo a rivivere le emozioni di Italservice Pesaro, Acqua e Sapone, negli highlights.
Vivere questo Monday Night, la partita più affascinante di questo turno, il big match fra il Pesaro e l'Acqua e Sapone, un turno che è stato già giocato con la vittoria del Meta su Rieti, il pareggio fra Latina e Arzignano, la vittoria del Napoli sulla Lazio, il successo incredibile della Fed di Eboli 0-7 a Dossone, la vittoria del Civitella col Maritime, prima contro seconda quest'oggi, o meglio seconda contro prima. Ed eccolo il fischio di Loddo, parte la partita, l'Acqua e Sapone a gestire il primo possesso di questa partita. Sempre tutto col sinistro, anticipo secco di Onorio su Lima, si ripropone Onorio centralmente, scarico Fortini sul secondo pallo, Marcellino! Il Pesaro è subito avanti, 2.50 al terzo tentativo, passano i biancorossi, 1-0. Bella palla di Lima per Cuzzolino che la restituisce a Lima! La fiammata improvvisa e l'Acqua e Sapone fa 1-1, il gol dei campioni! Taborda di prima, bene per Marcellino, il rimorchio di Taborda, ancora Marcellino, nuovamente Taborda, passa in area di rigore, grande azione del Pesaro che entra con la palla in porta, Marcellino, la doppietta ed è 2-1, nuovamente avanti Vital Service. Ad Avellino, Mianelli rimpallo sfortunato su Umberto Onorio e l'Acqua e Sapone non muore mai e pareggia la partita. A noi va bene così. Pallone dentro, Mammarella. Evitando l'autogol di Ercolessi, grande riflesso del portiere azzurro. Il pallone in avanti e c'è il suono della sirena all'intervallo. È 2-2 tra Vital Service e l'Acqua e Sapone. Interviene scivolata Avellino, chiedono un fallo i direttori di gara. Poi un mucchio selvaggio lì davanti ad Avellino, termina giù anche Taborda. Si alzano e si accendono i toni della partita con Mammarella che va ad allontanare lo stesso Taborda, cartellino giallo per Coco Wellington ed è il secondo per Coco Wellington, cartellino rosso per Coco Wellington che finisce anzitempo la sua partita. Marcellino, Onorio, Burruto, Onorio, la conclusione Marcellino, la tripletta, Marcellino Padilla, nuovamente avanti il Pesaro, tre volte con Marcellino. Marcellino sul secondo palo per Fortini, massimo vantaggio dell'Ital Service Pesaro, 4-2, scappa su più 2 la squadra di Colini. Sulla botta di collo pieno di Gabriel Lima, poi Borruto nel tentativo di tenere in campo questo pallone concede una grande chance all'Acqua e Sapone, ma la risposta di Mianelli è straordinaria. Qui il miracolo di Mianelli, ha fatto una parata incredibile. Che è stato poi espulso. Attenzione a Jonas, non muore mai l'Acqua e Sapone, 40 secondi alla fine, 4-3, c'è ancora vita al pallanino Pizza. Contro Jonas, difende palla, 4 secondi, di fatto finisce così, col pallone sotto i piedi del capocannoniere del campionato, che fa anche un tunnel a Calderoli, suona la sirena, il Pesaro batte 4-3 l'Acqua e Sapone, mantiene l'imbattibilità in casa, 8 vittorie su 8, seconda sconfitta, lontano da casa. Mi sono rivenuti i brividi come durante la partita, veramente emozionanti queste immagini con l'esultanza di tutti, alla fine le classiche braccia lunghe 8 metri del mister Colini alzate verso il pubblico che è impazzito, davvero bellissimo. Si è sfogato un po' perché è una partita bella da giocare, però primo contro secondo e noi volevamo vincere, si è sfogato in quel modo lì. C'aveva anche come lui, come immagino anche un po' tutti, un po' di tensione positiva, bella, piacevole, però sempre tensione. Certo, sì, tutti i giocatori, allenatori, tutto lo staff erano lì, tutti insieme e poi alla fine quando si vince viene quella gioia e è troppo bello. Stiamo rivivendo la partita anche attraverso le magnifiche foto, come al solito, di Filippo Baglioni, che salutiamo con il sorriso nel suo ultimo giorno di lavoro al servizio di Ital Service Pesaro, scherziamo come sempre, per chi non lo sa, mitico fotografo fedelissimo della squadra biancorossa. Una curiosità, tante volte abbiamo visto in vari video, me ne ricordo uno tuo prima della finale di Coppa Italia in Veneto, la Coppa Italia di A2 vinta, discorsi pre-partita dei mister, del capitano, di altre persone che hanno leadership all'interno dello spogliatoio. Fulvio Colini in questo senso qua com'è? È uno che vuole andare sul romantico, sulle corde emotive, oppure è più pragmatico, più rigido? Com'è? Non ho idea. No, lui parla tanto con noi, ma lui non è che parla prima della partita, è tutta la settimana, lui fa un lavoro psicologico tutta la settimana, è molto bravo a mantenere la tensione, no, dei giocatori e fa pure il discorso prima della partita, ma in quello senso lì è secondo me più bravo che c'è.
Senti, prima di entrare in campo ieri, quali sono state più o meno, o se te le ricordi, le parole che ha detto alla squadra e che ha trasmesso a tutti quanti voi, anche magari a chi era fuori ad assistere alla partita? No, lui ha detto tante cose, ma ha detto pure che loro erano in tanti, no? Che sappiamo bene che l'Ax Sapone gioca in 12 giocatori, boh. E che noi dovevamo dare molto di più perché eravamo in pochi, uno in meno degli stranieri, che dovevamo correre ognuno per due. E così ha martellato lì in quel senso lì, e alla fine è riuscito a fare i ragazzi correre per due, ognuno correre per due. Fantastico, veramente complimenti al mister e a tutta la squadra. Adesso andiamo a rivivere anche l'emozione attraverso le dichiarazioni del dopogara di tre, ciascuno a loro modo, grandi protagonisti di questa partita. Mi riferisco ovviamente all'autore dell'hat-trick della tripletta, Marcelinho, poi ascolteremo anche in ordine mister Colini e il presidente Lorenzo Pizza. Partiamo da Marcelinho. Siamo con Marcelinho, grandissimo protagonista di una vittoria straordinaria, collettiva, ma ci sono tuoi tre timbri in questa serata magica. Cioè, anche se ha fatto tre gol, in merito di tutta la squadra, perché se vedete bene i miei gol sono stati tutti di prima, quindi il capolavoro è stato di tutta la squadra. Cioè, non c'è un protagonista, cioè, per me è stato protagonista il Pesaro. E questi tifosi che vogliamo sempre di più e questa squadra sempre più unita. Una serata straordinaria sotto ogni punto di vista, di fronte a una cornice di pubblico magnifica, e una dedica anzitutto per questi gol, per questo hat-trick. No, questa partita è stata fantastica perché dall'anno scorso secondo me non ho mai visto così pieno. Poi vincere contro una squadra che secondo me è la favorita per lo scudetto è sempre bello. Questa dedica è la mia fidanzata e la mia famiglia che anche nei brutti momenti stanno con me. Senti, loro sono i favoriti perché hanno un organico più lungo, perché sono forti, sono i campioni in carica, però Pesaro vincendo contro Napoli e Acqua e Sapone una dopo l'altra e dopo aver perso solo i rigori, quindi aver pareggiato, poi perso con Rieti, ha dato tre bei segnali. Ora c'è un'altra sfida, ce ne sono tante altre, però Pesaro c'è. Pesaro c'è perché sono 3-4 partite che stiamo venendo da una crescente, quindi stiamo giocando meglio in difesa, sì in attacco pure, però dobbiamo pensare partita per partita e poi la prossima sarà ancora più dura contro i Rieti fuori casa e quindi non pensiamo al playoff o alla Coppa Italia, prima pensiamo a Rieti che sarà molto difficile, però la strada è questa, la strada è così, tutti insieme, tutti lottando e tutti insieme fino alla fine. Senti, c'è il capitano Tony Dandelli in studio con noi questa sera in trasmissione, sto facendo praticamente una trasposizione temporale. Cosa gli vogliamo dire qui seduto in studio? No, chiedi del matrimonio suo. Chiedi del matrimonio suo, che sono andato al suo matrimonio in Brasile, è un amico mio da quasi 10 anni che siamo amici. Chiedi a lui come stava il matrimonio suo. Bene, glielo domanderemo. Grazie e complimenti. Grazie a voi. E rientriamo giustamente con il sorriso del capitano, perché sai, se il bomber, se il protagonista della partita di ieri ci dice chiedi al capitano, a Tony Dandel, come è andato il matrimonio, noi non possiamo esimerci. No, è andato, Marcelino è un amico, come ha detto, è un fratello per me. Lui voleva che dicevo che ero ubriaco perso nel giorno del mio matrimonio. È stata la prima e l'ultima volta che mi sono ubriacato, perché sono rimasto malissimo, malissimo. Però è un grande Marcelino, è un fratello per me. Grandissimo, veramente. Ieri, sì, lui dice giustamente, ha calciato di prima, tre gol realizzati grazie al contributo della squadra, però insomma in particolare il terzo ha tirato da una posizione in cui veramente era impossibile segnare. No. Poi a Mammarella, non è propriamente all'ultimo arrivato. Infatti, fare tre gol contro l'Acqua Sapone non è per qualcuno, no? Lui è un bomber, cioè, sente la puzza del gol, cioè la puzza sotto il naso del gol, e finalizza molto bene le giocate, calcia molto bene, vediamo sempre nei calci, nei tiri liberi, calci piazzati, lui in quello lì fa benissimo, è un fenomeno. È letale, grande Marcelinho, e allora andiamo ad ascoltare la seconda intervista, quella al mister Fulvio Colini. Mister, tanta roba, dico solo questa, una domanda, una considerazione, un po' tutto. No, beh, loro hanno una grande squadra, oggi comunque anche a loro mancavano due giocatori, ovviamente perché Luca Ianni c'aveva un problema alla mano e ha giocato poco Murillo, non ha giocato per niente. E quando sei 8 contro 8, ha giocato noi 7 perché Matteo si è stato ammonito subito. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, l'abbiamo, devo dire,
bloccati bene perché non hanno costruito quasi niente, se non un gancio a rimorchio, un'autorete sfortunata, e poi col portiere in 8-7 minuti hanno concluso 3-4 volte in porta. Ma la squadra ha creato molto pure, ha creato palle gol su palle gol primo tempo, palle gol nel secondo tempo, e poi si è vista una squadra unita nella mentalità e nel perseguire quelli che sono i nostri obblighi tattici. Quindi fa ben sperare, è un importantissimo risultato per il secondo posto. Devo dire che meglio di così non si poteva fare. Adesso andiamo a Rieti con due squalificati, Mateus e Borruto, però entrano gli altri, quindi vediamo un po' che succederà. Vediamo un attimo di costruire sopra questo castelletto che ci abbiamo altri mattoncini, perché chi si ferma è perduto a questo sport. Senti mister, è più importante per la classifica o per la fiducia, la convinzione, il morale, la testa? Per noi per tutti e due. Prima per la classifica, perché la lotta per il secondo posto è straordinariamente difficile. Quindi aver incontrato Napoli a Questabone, averle buttate, cioè averle battute tutte e due, è stato molto importante. Poi per il morale, perché acquisisci la consapevolezza che noi in due partite, Napoli e a Questabone, abbiamo concesso 7 tiri in porta senza portiere in movimento. Questo vuol dire... Stavo per farti la domanda, qual è la cosa che ti rende più felice di queste due partite? Forse l'hai detta. La bellezza della squadra, la difesa molto molto forte, seppur atipica, seppur unica nel suo genere, e una buona razionalità nel gestire la palla senza rischiare e farsela rubare. Le due essenze. Un messaggio anche a questo pubblico straordinario, perché questa è una conquista della società, oltre che vostra, che fate parte della società. Invitiamo sempre di più gente e squadre delle Marche. Adesso in settimana prossima andremo a fare un amichevole con una squadra di diversamente abili a Fano, e cerchiamo di anche sul territorio di essere presenti per volontà proprio specifica della società, ma anche del gruppo di giocatori che sta bene qui e vuole stare qui con tutta questa gente. È solo una battaglia, al mister non si fa mai questa domanda, ma io voglio farla. C'è una dedica di Colini a questa per questa vittoria? No, questa è una vittoria che si somma ad altre vittorie. La dedico alla consapevolezza che potrebbe generare questa vittoria ad una squadra che non le aveva tutte le consapevolezze necessarie fino a 4-5 settimane fa. Complimenti. La dedica alla consapevolezza mi mancava nel repertorio giornalistico. Il mister, che insomma vuole sottolineare con questa frase forte che è una vittoria dal punto di vista psicologico molto importante, perché vi fa capire che ci siete, che siete veramente a quel livello lì, non che ci fossero grandi dubbi, ma averlo dimostrato fa bene. Sì, anche come ha detto lui, per restare lì nel secondo posto, che è una lotta molto difficile, noi vogliamo arrivare lì nel secondo posto, puntiamo il secondo posto. Vogliamo spiegare ai nostri telespettatori cosa cambia in termini di regolamento guardando i playoff scudetto, perché la Coppa Italia ormai è tutto prestabilito per quanto riguarda i quarti di finale. Cosa cambia arrivare primi, secondi, terzi, quarti, quinti? Cioè, quali sono le differenze dal regolamento? Il primo, secondo, terzo e quarto nei quarti di finale giocano due partite in casa, no? Decidono in casa, diciamo, di tre partite due giocano in casa. In caso di pareggio nelle prime due partite. Sì, gioca la terza in casa. E poi la semifinale mi sa che sono 5 partite, sì. Giocano, si va fino alla quinta, si gioca 3 in casa, quelle più la prima e la seconda. Allora per quello tutti puntano il primo e il secondo posto, che... No, fermo, ti sei fermato alla semifinale, spiegaci anche la finale, perché ci interessa, siamo interessati. Eppure la finale, la migliore classificata gioca 3 partite anche in casa. Anche in finale, ok, sì, bene. Sì, quindi sarebbe importante arrivare addirittura primi per giocare contro un eventuale secondo in finale. Sì, sarebbe importantissimo, però è difficilissimo, ma mai dire mai. Ok, ti ho spinto ovviamente dove volevo spingerti. Perché volevo far capire sia il meccanismo del regolamento, ecco le differenze, perché comunque sia il tabellone sarà suddiviso fra le prime 4 e le altre 4, qui ci sono le teste di serie, però non è solo quello, quindi non è solo il coefficiente di difficoltà della gara che cambia, ma è anche poi il numero di partite in casa, e considerando che ad oggi in campionato il Pesaro in casa ha sempre solo vinto, pareggiato la finale con Rieti, poi decisa ai rigori, direi che insomma sarebbe importante giocarne il più possibile in casa. Sì. Quindi come minimo il secondo posto. Come minimo il secondo posto. Dai, adesso che abbiamo passato queste due partite, c'è Rieti, serve da stimolo a fare bene anche questa ulteriore sfida. Poi non che le altre siano facili, perché ci ricordiamo la sconfitta di Latina, ci ricordiamo del pareggio di Catania, insegnano molto, però di sicuro poi ci sono delle gare dal coefficiente di difficoltà sulla carta un po' più agevoli. Sentiamo anche cosa ha detto il presidente, un euforico
presidente Lorenzo Pizza al Triplice Fischio. Arrivo. Press, ci hai gasato da matti con il salto finale al Triplice Fischio, eri indiavolato, l'hai vissuta intensamente questa partita e poi questa vittoria. Praticamente sono più stanco dei giocatori, è come se l'avessimo giocata anche noi dalla tribuna. No, a parte gli scherzi è stata una partita meravigliosa, bellissima, un'intensità pazzesca. Diciamo che questo è un regalo che la squadra, non noi, la squadra e il nostro allenatore hanno fatto a quasi 2000 persone che sono venute a vedere questa partita. Colini mi dice che devo stare... Volare basso, io dico che voglio gli amici allo scudetto. Ah no, però non l'hai detto, vorresti dire quello. Comunque è stata una serata meravigliosa perché al di là di tutto già eravamo soddisfatti e contenti di aver portato quasi 2000 persone qui al Palazzo dello Sport, un colpo d'occhio meraviglioso davanti a delle telecamere nazionali. Chiaramente questa vittoria è la ciliegina sulla torta, perché sai, far andare via 2000 persone con una sconfitta non sarebbe stato... Era la preoccupazione della vicina, ce lo diciamo. Esatto, adesso invece siamo, perché sai, è un po', no, un boomerang, perché tanta gente si è contento, però se poi perdi, no, 2000 persone che vanno via insoddisfatte. E invece diciamo che abbiamo coronato questa bellissima serata anche con una vittoria, ma poi una vittoria soffertissima, arrivata giocando con tanta intensità. E io volevo fare tanti complimenti anche al nostro allenatore Colini, perché con la squadra l'hanno preparata veramente bene. Ho visto gli allenamenti durante la settimana, si sono allenati molto intensamente, tatticamente abbiamo giocato benissimo contro una formazione eccezionale, quindi dobbiamo fare grossi complimenti anche alla Quessapone, perché come vediamo la Quessapone non muore mai, ha segnato il terzo gol a 40 secondi alla fine, quindi come dice qualche nostro dirigente il cuore è un limite, quindi era bene che finisse presto questa partita, perché sennò qui saltava qualcosa. C'erano tutte le marche, c'era tutta Italia, cioè ci vedevano in tutta Italia, c'erano tante società sportive di Pesaro, delle marche, sponsor, insomma, c'era un po' di tutti. È un bel salto di qualità della società del Pesaro, di Pesaro, in questa serata? Assolutamente sì, tra l'altro avevamo i nostri sponsor della Consultimes da Milano che sono venuti a vedere questa partita, quindi penso che sia stato il massimo. Saranno divertiti, sì. Tantissimo, erano dietro di me, hanno sempre urlato, quindi vuol dire che si stanno appassionando sempre di più. Come hai detto tu è bellissimo, perché abbiamo raggruppato tutte le marche qui a Pesaro, e questo penso che, come hai detto, è un salto di qualità importante, perché diciamo non solo a Pesaro ma anche nelle Marche incominciamo ad avere una predominanza sportiva importante, e stiamo così avvicinando tutti gli sport a questo meraviglioso calcio 5, che per noi è una sfida. Quando siamo partiti dalla 2 l'abbiamo presa come sfida, la stiamo portando avanti e siamo non soddisfatti ma di più. Complimenti. Grazie, complimenti anche a voi. Felipe, il presidente è un fiume in piena, insomma, ha detto anche cose, c'era Colini dietro la telecamera che diceva vai piano, vai calma, non esagerare, vai piano, e lui no, noi vorremmo vincere lo scudetto, insomma, l'ha detto. È un presidente unico, è un tifoso, è il nostro primo tifoso, è il presidente, e lui ha fatto le squadre per vedere queste partite, vedere queste vittorie, e lui merita tanto. Davvero, siamo molto soddisfatti anche per lui, ha fatto un salto, l'ho visto, insomma, al Triplice Fischio di 1,5 metri, sembrava un Michael Jordan qualunque lì in quel parquet del Palanino Pizza, veramente grandissima festa per lui, per la signora, ecco qua, questa bella foto di esultanza con la signora Pizza, Simona Marinelli, veramente i primissimi tifosi della squadra, tutto molto bello direbbe qualcuno, però è il momento anche di, come dice Colini dietro la telecamera, calma, riportare la lucidità al più presto dentro lo spogliatoio, perché in arrivo c'è un'altra sfida da urlo in un'arena come quella di Rieti contro la Real, che ci ha battuto ai rigori in casa, in Coppa della Divisione, quindi c'è anche voglia di rivincita e quindi volgiamo lo sguardo al prossimo turno difficilissimo, Felipe. Sì, è una partita difficile, noi senza Borruto e senza Matheus, che sono giocatori importanti per noi, e loro mi sa che hanno perso una partita in casa, sarà una partita difficilissima, però noi andiamo lì per fare i punti, noi abbiamo bisogno di punti per blindare questo secondo posto, però sarà una partita difficilissima. Tostissima, mi aspetto anche, visto insomma anche il precedente della finale, la rivalità che nasce spontaneamente dopo una partita in cui una vince un trofeo e l'altra lo perde in casa, mi immagino un senso di rivalsa, una battaglia, speriamo e pensiamo, ci auguriamo, invitiamo affinché sia sportiva, agonistica, bella e intensa, ma nei limiti dello sport, fra Real Rieti e Italservice e Pesaro. Vediamo però un po' tutto quello che è il
prossimo turno il cartello relativo alla 17esima giornata di Serie A Planet Win 365, perché si giocano venerdì Lazio Civitella, Feldiebuli contro Meta Catania e appunto in diretta Sport Italia Real Rieti contro Ital Service Pesaro, calcio d'inizio alle ore 20:30. Sabato invece in programma ci sono, scusate, Real Arzignano Camedosson, Maritima Augusta Linz Latina e prima contro terza Acque Sapone Lollo Caffè Napoli, un altro Monday Night speciale per la Serie A, lunedì 25 febbraio alle ore 20:30. In sostanza si incrociano le prime quattro in classifica, prima contro terza, seconda contro terza pari punti o quarta, insomma, che dir si voglia. È un'altra giornata chiave per la Serie A. Sì, questa partita Sapone-Napoli... Per chi tifi, guardando la classifica? No, io non tifo nessuno. Non tifo però nessuno. Un pareggio fa perdere qualche punto a tutti e due. Infatti, un pareggio sarebbe buono. Andrebbe bene, ti accontenteresti. Sì. Vabbè, io sono ambizioso, sono come il presidente Pizza, quindi hai capito quale risultato sportivamente parlando. Mi auguro, vediamo anche il cartello proprio con la locandina della partita Real Rieti Ital Service Pesaro, eccola qua la locandina, appuntamento venerdì alle ore 20:30 se non erro, quindi forse sì, ore 20:30 esatto, e diretta Sport Italia. La società, approfitto della locandina perché l'ha comunicato ieri sera direttamente al Pallino Pisa, sta organizzando un pullman o forse più, se serviranno, quindi tifosi linkatevi sul sito web www.pesarocalcio5.it o sulla pagina Facebook dell'Ital Service per trovare tutte le informazioni, i recapiti, i contatti per prenotare il vostro posto in questa ulteriore bellissima trasferta. Partita in cui l'Ital Service recupera Capitan Tony Dandel, recupera Salas, i due squalificati di questo turno, e recupera, insieme a tutto il calcio a 5 italiano, un certo Mauro Canal. Che dire, non c'ho... Cioè, io sono contentissimo per lui che rientra dopo questa lunga squalifica immeritata, non giusta, che hanno fatto a lui. Però io sono contentissimo anche di poter giocare con lui, perché è un ragazzo eccezionale e un giocatore che non ha bisogno manco di parlare, basta rivedere i video degli anni passati. Però per il nostro pubblico pesarese, magari meno esperto, che tipo di giocatore è Mauro Canal? Prova a descriverlo un po', le skills, come se fosse un giocatore di FIFA 2019. No, lui c'ha un computer dentro della testa, per me. È un playmaker. È un giocatore intelligentissimo, cioè fa tutto, è completo, difende, attacca, c'ha un bel tiro. Per me è uno dei più forti, non solo in Italia, al mondo. Beh, insomma, allora non vediamo l'ora di vederlo all'opera con la maglia biancorossa, che sicuramente gli starà addosso benissimo a partire da venerdì sera. Posso immaginare la sua voglia di tornare in campo, la sua grande emozione. Come già detto, non ci saranno però Matteus e Borruto, e quindi insomma dentro tre, fuori due. Però insomma la rosa dell'Ital Service è abbastanza importante per poter permettere a mister Colini di scegliere e quindi di portare in campo una rosa assolutamente molto competitiva. Per rivedere un po' chi è, che squadra è il Real Rieti, andiamo a vedere l'ultima partita, come facciamo in ogni nostra puntata, quindi la partita vinta dal Catania sul Real Rieti nel weekend precedente. Qui dove solo l'Acqua e Sapone è riuscita a vincere, maturità che fa rima con continuità, quella che il Rieti vuole dare dopo una striscia positiva che dura da 9 partite che l'hanno portata fino alla recente vittoria della Coppa di Divisione. C'è però da fare i conti con la Meta, che nel 2019 non ha mai vinto in casa, ma che al Pala Catania sta costruendo gran parte della sua stagione. Meta Catania Brico City, Real Rieti, buonasera da Francesco Puma e Massimo Rocconi. Ecco le squadre in campo sulle note dell'inno della divisione calcio a 5, dirigono l'incontro Alessandro Malfer di Rovereto, Nicola Acquafredda di Molfetta e Luigi Alessi di Taurianova. Si parte, primo pallone di Rafinha, Abdala, allarga a destra, pressione altissima della Meta, Josinho, rischia qui tantissimo Josinho, Hernani Putano a dirgli di no. Errore grave questo in fase di impostazione del Rieti, non controlla bene col petto, gli strappa il pallone e Spindola, poi Thiago Perez, altra palla per il destro di Tress che finisce sul palo, che imbucata e che gesto tecnico di Tress. Intanto riparte Abdala per Joaosinho, va a calciare, palla fuori, pronto forse uno schema che però non è riuscito, qui recupera il pallone Cimanghigno, non perdona, 1-0 Rieti.
errore madornale qui, madornale da parte di Tres, che ha recuperato il pallone, ha tentato una palla filtrante nella sua area di rigore, clamoroso, attenzione. Sbaglia l'uscita Josinho Tres, poi Hernani può andare a calciare, miracolo di Putano! Straordinario, perché veniva già da una parata, aveva perso l'equilibrio, è riuscito a ritrovarlo. Hernani qui guadagna il fondo dentro e sbaglia, porta vuota Amoedo. Amoedo, Hernani, può calciare Hernani, palla sul palo, schema numero 5 per Tres. Dalcin, scivolata di Cimanghigno, passa Dalcin e c'è il gol, il pareggio e la meta Catania con Espindola, stavolta Putano non può nulla, 1-1. E termina qui il primo tempo, un bel primo tempo, 1-1 tra Meta e Rieti, tra la squadra di casa a dare il calcio d'inizio a questa ripresa. Sì, scusami Hernani, errore mio. Allora, Musumeci, eccolo qui, il 2-1, il vantaggio, 2 mesi dopo, l'ultimo gol, torna a segnare Carmelo Musumeci. Guadagna il centro Abdala, in buca per Jausinho, torna dietro, poi sterza, controlla col destro. Ancora Jausinho, calcio a deviazione di Hernani, calcio d'angolo. Anticipo di Jefferson, poi Kakà per Esposito, Thiago Perez a dirgli di no, spampinato, può andare a puntare, palla per Tres, contromovimento di Carmelo Musumeci, servito, può andare a sfidare il suo diretto avversario, Musumeci nasconde il pallone, può calciare Tres, Putano, Cimanghigno, lancio lungo e Spindola prende l'ascensore, spalle alla porta, parecchia per Hernani, Putano a dirgli di no. Hernani allarga per Dalcin, va giù Kakà, ancora Dalcin e Spindola di punta, buca Putano, doppietta e 3-1 Meta Catania. Poi Musumeci va a strappare il pallone a Rafinha, Dalcin e Kakà, miracoloso, palla sul palo poi di Cimanghigno, Musumeci, eccolo qui che arriva il gol del 4-1, doppietta anche per lui, lo va a segnare Carmelo Musumeci. E dunque suona la sirena al Pala Catania con la Meta Catania che vince 4-1 contro il Real Rieti, interrompendo una striscia di risultati consecutivi che durava da tanto, tantissimo tempo. Rieti cade dopo una lunga striscia di partite di risultati positivi, Catania si conferma una squadra molto insidiosa anche per le grandi. La settimana prima l'avevamo visto, l'avevamo commentato col presidente Pizza, aveva fatto sudare parecchio l'acqua e sapone in casa propria per ottenere i 3 punti, però insomma quello che ci interessa adesso è Rieti, una squadra che sarà anche ferita dall'orgoglio e quindi vorrà riscattarsi contro di voi. Sì, è una delle candidate a vincere lo scudetto pure, Rieti è una squadra formata benissimo, coperta in tutti i ruoli e ha i 2 pivot più forti in Italia, secondo me sarà una partita molto bella e speriamo bene. Le energie si recuperano nonostante i pochi giorni, da lunedì a venerdì 2 scontri diretti, così sì, c'è tempo sì, per recuperare, sì, si recupera, non si recupera. È una preoccupazione questa. No, no. Partirete giovedì, giusto, per Rieti il giorno sì. Prima, quindi c'è grande concentrazione per questa partita. Felipe, io ti auguro ovviamente di essere ancora una volta grande protagonista in questo match, in bocca al lupo a voi, sarà una giornata speciale, lo ripetiamo, anche per il rientro in campo di Canale, quindi ci sarà un po' tutta Italia che tributerà un grande applauso virtuale a questo campione che torna protagonista sul rettangolo di gioco, quindi ripeto un grosso in bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie al capitano, grazie a tutti voi per essere stati in questa intensa puntata di Batticinque al nostro seguito, ci ritroviamo come sempre martedì prossimo qua su Rossini TV per un'altra puntata di Batticinque, buona serata.